Agriturismo La Baida. Io sono Emma Vanagore, sono la chef di questo agriturismo e vi voglio presentare la mia pasta e patata con qualche variante che poi magari dopo scoprirete. Gli ingredienti sono questi. Iniziamo con cipolla, sedano, il guanciale prodotto da noi. Abbiamo le patate, la biancona, proprio agerolese. È perciò che io veramente ci tengo particolarmente a questa ricetta. La scamorza affumicata, caseificio Tusco Gennaro, la nostra pasta mista e la mia variante sarebbe praticamente la rugoletta selvatica. Facciamo un bel giro d'olio a un passo delle ferite. Aggiungiamo la cipollina che andremo leggermente a soffriggere per qualche minuto. Dopo aggiungiamo il guanciale e lo facciamo andare un altro minuto. E la baita ha una storia molto bella. Tutto questo lo dobbiamo a nonna Andrea. Noi siamo cresciuti in quest'ambito della ristorazione e cercheremo di portare avanti gli insegnamenti che ci ha dato nostro nonno. Una volta tostato leggermente il guanciale, buttiamo la patata, aggiungiamo il sedano, un pizzico di sale. Dobbiamo far cuocere le patate, dopo la pasta viene risottata e deve cuocere il tutto. Aggiungiamo un goccettino d'acqua. Appena c'è il bollore, butto la pasta. Ci tenevo particolarmente a fare questa pasta e patata. A casa dei nonni, la domenica, non c'erano i cannelloni, c'era la pasta e patata. Ho modificato un po' la ricetta. Un pizzichino di pepe. Agriturismo La Baida dispone anche di 5 camere. Insieme a colazione con i nostri prodotti, marmellatine, dolci fatti in casa. Non so se si sente il profumo, però si può immaginare. Allora, mentre la pasta sta andando, possiamo anche tostare il nostro guanciale. Il guanciale lo lasciamo qui. Mettiamo qua. Intanto ci tagliamo la nostra affumicata. È cotta. Mettiamo la nostra bella mozzarella. Spengo il gas, vado a tagliarmi la mia rugoletta selvatica. Ci dà quella giusta freschezza. Bello di aggiungere anche questo. Così. E ci diamo una bella saltata. È pronta e possiamo impiattare. Questo è per dare leggermente un tocco di goduria. Dall'aspetto comunque sembra proprio buona. Sono stata brava. Ringrazio i telespettatori di TV Luna, di Sentieri Azzurri. Ciao! Wow.